Sorelle e fratelli, sempre amati da Gesù, buonasera a tutti e benvenuti a questo nuovo momento di riflessione. C'è una cosa che è importante comprendere nella messa. La messa non è un qualche cosa che si stacca dalla nostra vita, ma fa parte del cammino della nostra vita. E come avete ben capito, la vita stessa non è ferma e puntuale, ma ogni giorno va avanti, ogni giorno prosegue il suo cammino. Allora anche la messa è qualcosa che accompagna il cammino della nostra vita. E in quale maniera? Beh, voglio provare a farvi un esempio che forse può aiutarci a comprendere. Quando noi iniziamo un'attività, ci diamo da fare per portare avanti un progetto, cominciamo a lavorarci, a rifletterci, ma poi prima o poi abbiamo bisogno di confrontarci, abbiamo bisogno di verificare quello che stiamo facendo, abbiamo bisogno di capirci meglio, di approfondire. Ecco, voi considerate il cammino della vita come un andare per strada. Si va per strada, si cammina, si fa un certo percorso, ma poi arriva il momento in cui ci si deve fermare un momento. Momento anche per rivedere l'itinerario che stiamo facendo, per vedere se stiamo percorrendo nei tempi giusti, per vedere se siamo sulla direzione giusta. E in questa fermata facciamo conto che noi interrompiamo per un momento il nostro cammino per andare a incontrare quel buon amico che da una parte ci sa indirizzare meglio il cammino che dobbiamo percorrere, dall'altra parte ci dà la forza per poterlo portare avanti. Ecco, la messa è proprio questo momento di pausa per ripartire. E quindi non può non accompagnare tutta la nostra vita. Non è una realtà che si vive solo, oggi è domenica, si va alla messa. Certo, oggi è domenica, si va alla messa. Oggi, quando sarà domenica la messa, si va alla messa, l'aspetto tutti quanti, questo va da sé. Ma non è tanto il dire è un punto, ma è una realtà che accompagna tutto il cammino della mia vita. Anzi, in qualche modo potrei dire che la mia vita non è veramente autentica se non diventa sempre un po' più fatta alla maniera di Cristo. E per essere fatta alla maniera di Cristo bisogna che io possa ascoltare la sua parola, capire da lui le indicazioni che mi dice e nutrirmi di lui fino a non essere più io che vivo, ma Cristo che vive in me, Gesù che vive in me. Questa è la realtà bella della messa. È la realtà bella perché fa sì che la messa sia anch'essa parte del mio cammino. Vi faccio un esempio che ancora può aiutarci a capire, questa volta lo prendo dal Vangelo. Vi ricordate i discepoli di Emmaus? I discepoli di Emmaus sono due discepoli che hanno vissuto tragicamente la condanna a morte, la morte di Gesù, e non hanno saputo comprendere la sua risurrezione. Perché? Perché avevano fatto di Gesù un evento puntuale della loro vita, un evento che segnava solo quel momento lì e doveva esplodere nella regalità di Cristo che avrebbe comandato su tutti. E si sono visti delusi del fatto che invece questo Gesù era stato ucciso, era morto. E per di più delle donne erano andato da loro a dire che questo Gesù era risorto. Incomprensibile per loro. E mentre si allontanano da Gerusalemme, Gesù stesso si avvicina a loro. Non lo possono riconoscere, è impossibile che lo riconoscano, perché stanno ancora a pensare a quel Gesù del momento, non al Gesù che accompagna la vita. E quindi Gesù si avvicina, loro non lo riconoscono, Gesù domanda: come mai siete così tristi? E i discepoli di Emmaus dicono: ma come, tu solo sei così straniero in Gerusalemme da non sapere quello che è accaduto in questi giorni? E spiegano la vicenda di quello che è accaduto. Gesù gli tira le orecchie e gli dice: tardi di cuore nel credere, ma possibile che non avete ancora aperto quegli occhi? E non doveva forse accadere questo? Non era forse scritto tutto quello che è accaduto? Pensate che c'è un salmo che addirittura anticipa tutti gli eventi della vita di Gesù, Salmo 21, fino persino anche al fatto che si sono tirati a sorte la sua veste. Chiusa parentesi. E Gesù si mette a spiegare ai discepoli di Emmaus le scritture. Cammina con loro, non è lontano, non è un evento che è rimasto a Gerusalemme, cammina con loro fino a Emmaus. Arrivano ad Emmaus e lì nel cuore di quei discepoli scatta l'insegnamento di Gesù, che è un insegnamento di amore.
Proseguire il cammino di notte era pericoloso a quei tempi e quindi loro cosa fanno? Dicono a quel viandante che non hanno ancora riconosciuto: stasera fermati da noi, l'amore dell'ospitalità fraterna, stasera fermati da noi, mangia con noi, dormi con noi, domani riprenderai il tuo cammino. Gesù, che aveva fatto vedere che stava per andare oltre, si ferma, è coinvolto dal comandamento dell'amore, si ferma e mentre sono a tavola spezza il pane. Lì lo riconoscono e lui scompare. Perché? Perché ormai non serve più la sua presenza, quella presenza nella figura antica. Ma loro lo riconoscono e ripartono subito. E si dicono l'un l'altro: ma non ci eravamo accorti di come ci ardeva nel cuore, nel petto il cuore mentre lui ci spiegava le scritture? Ecco cosa significa che la messa è un punto che cammina con noi. Che viviamo ogni giorno, anche se ci andiamo solo la domenica, poi c'è chi ci va anche più spesso, ma è una realtà che cammina con noi e che ci fa il punto della situazione e che ci aiuta a comprendere il tempo che viviamo, aprendoci lo sguardo a una realtà che non è solo umana, ma è sovrannaturale, che non è fissa in un momento, ma che si apre alla comprensione in divenire della vita. Di ogni giorno della vita. Mi rendo conto che oggi vi dico delle cose un po' complicate, però è importante capire questo. Ed ecco che quando i discepoli sono arrivati, lì Gesù è nell'Eucaristia, spezza il pane. Ecco, la messa diventa nutrimento a quel punto. L'incontro con Gesù che spiega, che parla, che ci fa fare il punto della situazione diventa nutrimento. Perché? Perché a quel punto ritroviamo la forza di ripartire da capo. Allora si ritorna sulla strada. E si riprende il percorso e ci accorgiamo che non siamo mai soli, che il percorso della nostra vita è un percorso nel quale Gesù ci sta sempre accanto. Non è un caso che Gesù ha detto: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Ecco, allora, cogliere la messa, la realtà dell'Eucaristia, questa realtà di ringraziamento, Eucaristia vuol dire ringraziamento. Cogliere la realtà della messa in questa dimensione significa fare della messa non un evento che ripete ciò che è accaduto, ma un evento vivo che mi inserisce in quella dimensione di amore di Cristo per cui vale la pena dare la vita per i fratelli, perché dare la vita per quelli che per gli amici vale più di qualsiasi altra cosa. E lì Gesù dona la sua vita perché io abbia la vita e la sappia vivere nel cammino della mia vita. Ora, è complicata questa cosa. Me ne rendo conto e forse stasera non l'ho spiegata neanche troppo bene, però mi piacerebbe tanto che arrivassimo a cogliere l'incontro con Gesù come un incontro vivo. Ci manca un altro pezzo, ma forse lo vedremo la prossima volta. Ma intanto entriamo a capire che quell'incontro con Gesù non è il dovere della domenica, ma è un appuntamento che accompagna la mia vita di ogni giorno e mi aiuta a cogliere, capire, comprendere il mio presente di ogni giorno. E viverlo con l'energia migliore dell'amore di Gesù Cristo. Bene, qui mi fermo, fratelli, ancora una volta per l'intercessione della Vergine Santissima, che in questa parrocchia è venerata come mediatrice di tutte le grazie, vi benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Arrivederci a tutti e al prossimo incontro.